Vediamo cosa succede stasera, non è facile. Non è facile, anche la formazione mi fa pensare che non sia facile. Vediamo cosa succede, fiducia comunque nei ragazzi che possano fare una buona partita. Iniziata adesso, in questo istante, Juventus-Napoli. Non sto capendo... Ma guardate che davvero Sulè sta facendo la mezzala destra, ragazzi. Bravo Locca, bella palla per Cuadrado. Dai, c'è spazio. Proprio dall'esterno, proprio sui cross. L'unica arma che abbiamo. Cuadrado! Respinto. Tiro in porta di Cuadrado. Meret ci mette i pugni. Ancora Cuadrado, ancora dall'esterno. Uno contro uno. Locatelli. La può mettere. Sì, che bella sul secondo. Bravi, ragazzi. Quello che dobbiamo fare, questo qui. Andare sugli esterni e crossare. Questo. Bravi, ragazzi. Bravi. Tiro di Dembélé. Allora, io ci sto a concedere queste ripartenze, queste azioni al Napoli, se li andiamo a pressare là. Ci sto. Ma allora, pensavo peggio questi primi 13 minuti. Volevo cercare di metterla giù a livello grafico, perché è strana, perché è Miretti trequartista con Sulè mezzala. Che è una partita importante. Bella palla questa, Rabiot. Larga. Ce ne sono due della Juve. Arriva Kostic in anticipo. Può crossare sul secondo palo. Gran palla, Bilic! Bravi ragazzi però, bravi ragazzi, bravissimi. Ma sapete che si è messi 4-4-2? Fallo di Locatelli. Ecco, giallo mi sembra un po' tanto. Fallo sì, fallo certo. Giallo mi sembra un po' eccessivo. No, anche perché era una bella partita fino adesso, comunque onesta, tranquilla. Non vedo il motivo per ammonire su una roba del genere. Ma nel secondo tempo in realtà la Juve dovrebbe inserire tanta qualità, con Chiesa, Di Maria, Pogba, se vuole Vlahovic. Bravo Miretti, bella palla per Rabiot. In area Rabiot! Bravi ragazzi, bravi ragazzi, bravi, bravi, bravi. Sì, 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 vai Kostic. Dai che andiamo, dai che andiamo. Dentro per Miretti. Non si può, Filippo, non si può sbagliare questo passaggio. Questa cosa non me la puoi sbagliare. Questa no, questa no. Questa non me la puoi sbagliare. Porca vacca. Ah, Kvara chiede. Ah, cazzo, Gatti gli ha dato un pugno. No, no, gli ha tirato. Cioè, la manata gli è arrivata, eh. Forse anche a mano chiusa proprio. Cioè, mi è sembrato che per un momento glielo volesse tirare e poi no. Cioè, non ho capito. Cioè, il primo istante sembra davvero che gli voglia tirare il pugno, raga. Secondo me ha rischiato tantissimo qua Gatti, eh. Se lo vanno a rivedere dal rosso. Quando ci sono questi episodi, io la penso sempre al contrario. Se succede contro di me, se non danno un rosso del genere, o se non la vanno a rivedere contro di me, mi incazzo. Bravo, Rabiot. Ma anche questo. Ma neanche questo è giallo! Arbitro disastroso, eh. Da noi e da loro. Da noi e da loro. Locatelli. È andato su tantissimo di tacco. Bravo Loca. Molto bravo Locatelli. Meraviglioso. Parte la ripartenza della Juve. Meraviglioso Locatelli. Meraviglioso. Porca puttana. Calcio d'angolo. No, l'ha tenuta Meret. Meraviglioso Locatelli. Kostic sveglia. È già la seconda. Kostic sveglia. Primo tempo che mi ha sorpreso, devo dire la verità. Allegri sicuramente voleva un raddoppio su Kvaratskhelia, quindi una doppia fascia, e voleva cercare di ripartire probabilmente sugli esterni in questo modo. Gatti e Rugani insieme su Osimhen, abbiamo visto spesso e volentieri Gatti prendere a uomo Osimhen con Rugani che va a dare invece la copertura dietro. Dopo Rabiot e Anguissa giocano una partita loro due, Locatelli e Dembélé giocano una partita loro due, e per permettere a Miretti di marcare Lobotka, che è il cervello del Napoli, il giocatore che comunque fa girare la manovra. Quello che un po' più ci rimette, appunto, è Milik, che si ritrova sempre, praticamente sempre raddoppiato. Questa è la fase di non possesso. Stiamo parlando delle marcature, di come siamo organizzati per marcare gli avversari. Quando invece attacchiamo noi, la nostra disposizione varia leggermente, perché abbiamo Miretti e Sulè che stringono molto dietro a Milik, e questo che cosa fa? Va a creare una sorta di tre giocatori dietro, con Kostic e Cuadrado, che con i giocatori che stringono molto vanno a stringere qua. Quando un giocatore stringe, va a creare l'ampiezza per quegli altri. Quindi quando abbiamo la palla noi,
Miretti e Sulé giocano una sorta di tridente dietro Milik, alle spalle di Milik, e questo cosa fa? Fa in modo che i giocatori vadano a stringere su di loro. La difesa del Napoli è costretta a creare densità, e allora stringendo i giocatori si libera spazio sulle corsie. E l'abbiamo fatto 2 o 3 volte, avevamo palla noi, benissimo. Miretti e Sulé si stringevano e Locatelli lanciava destra, sinistra, seconda, dove si liberava la corsia. Questa cosa è molto importante, perché la Juve deve cercare per forza di cose di andare a cambiare versante, sugli esterni e cercare di crossare dentro. In questo modo Miretti e Sulé possono andare a recuperare l'area. Quindi siamo una sorta di 3-4-3 quando attacchiamo e 4-4-2 quando difendiamo. Bravo Locatelli. Sì, Sulé. Dai che andiamo con Cuadrado. Dai! Sul secondo palo arriva Kostic. Guardalo. Porca puttana, che brutto cross basso di Cuadrado. Danilo! Danilo! Peccato! Peccato! Perché arriviamo lì! Arriviamo lì e poi sbagliamo queste cose! No, dai! Come fai a non fischiar fallo qua? Locatelli! In calcio d'angolo, meraviglioso Locatelli! Meraviglioso Locatelli questa sera! Di Maria e Chiesa escono Kostic e Miretti? Kostic e Miretti. Perfetto, è esattamente quello che dicevamo nell'intervallo. Bello Milik, bravo per Di Maria. Finalmente una ripartenza come Dio comanda. In pochi tocchi. Di Maria, dentro, per Milik. Bravi ragazzi, bravi, bravi. Va bene. Perché si sentono i tifosi del Napoli? Azione meravigliosa del Napoli. Meravigliosa del Napoli. Davvero una gran bella azione. Qua ho proprio sofferto. Si abbia lasciato un'occasione incredibile qua. Gli abbiamo lasciato un'occasione clamorosa tra il palo e il colpo di testa. Eh sì. Adesso più Napoli e quindi meno Juve di conseguenza, secondo me. Questo era l'intervento su Oliveira che stava per quello. Posizione regolare, come un falco sul pallone. Che taglio in mezzo ai due centrali. Ma che taglio meraviglioso ha fatto. E adesso rischiamo anche di prenderlo, perché comunque il Napoli si è acceso. Gatti per Rugani. Alto. Sì, Faggio, vai Faggio. No. No. Boh, a me questo sembra fallo di Milik, per dire. Ripartenza. Di Maria. Di Maria. Di Maria. Di Maria. Di Maria. Una ripartenza come Dio comanda. Adesso però vediamo se è buono, perché in diretta a me era sembrato fallo. In diretta era davvero sembrato fallo questo. Però almeno abbiamo fatto una ripartenza fatta bene. Vediamo. In diretta mi era sembrato fallo, nel primo replay no. No dai. Allora Milik va sulla palla, però prima tocca Lobotka. È il classico che qualsiasi cosa fischi non andrà bene. Cioè se fischia fallo non va bene ai tifosi della Juve, se non fischia fallo non va bene ai tifosi del Napoli. È il classico mezzo e mezzo, perché comunque lui la palla la prende, prima tocca il giocatore avversario. Qua è inutile parlare di fallo o non fallo. Quello che decide farà polemica, è inutile. Qualsiasi cosa deciderà sarà polemica. Prima effettivamente tocca al giocatore, quindi è comprensibile che dia fallo. Però è il classico intervento che in diretta, vedi, non l'ha fischiato. Perché l'ha visto bene, era lì, in diretta non l'ha fischiato. Perché? Perché in diretta quello può essere fallo come no. C'è niente da dire, è una roba così. Ragazzi, cioè secondo me se va al VAR è giusto che lo annulli. Al VAR è giusto che lo annulli, secondo me. In diretta no, perché la vede, la giudica così.
al VAR se la va a rivedere è giusto che lo annulli. Fede, bravo Fede, viene Fede largo, eh Adri, viene Fede largo, bravo. Dio santo il Signore! Dio santo il Signore! Ehi, 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 ehi! Gli tocca il piede d'appoggio! Gli tocca il piede d'appoggio! Tac! Ma pensa a te! Ma pensa a te! Ma pensa a te, sto sport che cazzo è! Incredibile, che cazzo è sto sport. Se c'è una cosa che posso dire con certezza, una cosa che posso dire con certezza è che la Juventus questa sera non meritava di perdere. Non meritava di perdere. Ma non possiamo vedere quello di Cuadrado? Ah no, no, niente, 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 niente. Non c'è, non c'è niente. Non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente. Non c'è niente. Un giallo per il Napoli. Figa, nevica. Attenzione che inizia a nevicare se è andato un giallo al Napoli. Che peccato, cazzo. Non ce la meritavamo stasera di perdere sta partita. Non ce la meritavamo per niente, porca vacca. Stasera proprio immeritata. Peccato, davvero peccato. Non meritavamo di perdere oggi.